Buongiorno, oggi domenica della Santissima Trinità, ebbene iniziare con una bella preghiera della Chiesa che così invoca la Santissima Trinità. O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne. E prima di leggere il brano del Vangelo di oggi, è preso dal Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Voglio anche ricordare che ieri è stato dato l'estremo saluto nella chiesa di San Marco a Milano alla grande artista Carla Fracci. Ebbene, il Vangelo di oggi comincia così. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Qual è questo monte? Ecco, probabilmente il monte stesso delle Beatitudini, perché è un monte che ha un significato particolare, indica il messaggio centrale del Vangelo. Quando lo videro si prostrarono, ecco il primo atteggiamento degli apostoli è l'atteggiamento della fede, si prostrarono. Ed essi però dubitarono, c'è la presenza del dubbio nella vita dell'uomo e nella vita degli apostoli. Questo si vede che gli apostoli erano persone come noi, come tutti gli altri, quindi anche loro non erano persone ingenue, ma persone che cercavano la certezza. Gesù si avvicinò, ecco, com'è che Gesù risolve i nostri dubbi? Rendendosi vicino a noi, come? Attraverso il suo spirito, attraverso la preghiera, l'abbiamo detto anche nelle settimane scorse. Disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Ecco, Gesù si presenta come il Figlio di Dio. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Quindi questa missione che Gesù dà agli apostoli, questa missione che Gesù, ripeto, dà a ciascuno di noi. Ognuno di noi ha il compito di trasmettere agli altri questo grande dono della fede che ha in se stesso, che risponde a una domanda importantissima riguardante la verità sul senso della vita. E battezzandoli dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, battezzandoli, cioè immergendoli nella Trinità, nell'amore di Dio. Ecco, battezzandoli nel nome del Padre, cioè la Trinità si conosce adorandola, non si conosce la Trinità razionalizzando il mistero. Dio non solo in tre persone uguali e distinte, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, abbiamo imparato nel Catechismo, ma questa enorme verità, enorme mistero, non si può razionalizzare. Quando Sant'Agostino affrontò questo argomento, ebbe una visione di un bambino mentre passeggiava nelle spiagge di Tagaste, un bambino che stava giocando nella spiaggia, facendo delle buche e cercando di portare l'acqua del mare quella buca. E Sant'Agostino, incuriosito, domandò a quel bambino: ma che stai facendo? Voglio portare tutta l'acqua del mare in questa buca. E allora Sant'Agostino dice: non è possibile. E il bambino disse: e come puoi tu mettere tutto l'oceano di Dio dentro la tua piccola mente? E questo, il mistero non si può razionalizzare. Ma allora, perché questo brano della Domenica della Trinità è collegato con la resurrezione del Signore? Perché appunto è nell'evento straordinario della resurrezione del Signore che noi possiamo dire che ci possiamo fidare di Gesù e possiamo affidare la nostra vita a Gesù, il quale è il Figlio di Dio, ed è insieme al Padre e allo Spirito una cosa sola. Insegnando, dice Gesù, loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. La fede è vita. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La certezza che Gesù in questo momento è con noi. Anche le nostre difficoltà gliele possiamo dare. Ecco, se noi abbiamo delle sofferenze, abbiamo degli scoraggiamenti, Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi ristorerò. Grazie per avermi ascoltato. Buona domenica a tutti ed a tutte.